Modric ha perso il controllo e ha mostrato un aspetto di sé mai visto prima. Vuoi assaggiare ora? Vado, puta madre! Il Real Madrid aveva vinto agli ottavi in modo incredibile contro il PSG in Champions League e bisognava festeggiare, ma nessuno si sarebbe aspettato che fosse il tranquillo Luca che avrebbe guidato i festeggiamenti e tutto sarebbe stato filmato in questo video spettacolare che mostra l'altro volto di Modric. Luca voleva congratularsi assolutamente con tutti coloro che erano negli spogliatoi. E tu? Non te duele nada. Non te duele nada. Duele. Brate, amazing. Muy bien. Non sapeva cosa fare. Era come un bambino con un giocattolo nuovo. Vuoi assaggiare ora? Vado, puta madre! Amazing! Luka Modric si è sempre caratterizzato per essere un giocatore tranquillo, lontano dalle telecamere e che dimostra che gli importa solo ciò che fa in campo. Nonostante ciò, quando entra negli spogliatoi e rimane solo con i suoi compagni, spunta un volto molto diverso, perché si sfoga con coloro di cui si fida. Vamos! Una macchina! Basta tu! Modric ha dimostrato di essere quel capitano che tutta la squadra ama, non solo perché gestisce il gioco alla perfezione dentro il campo, ma anche perché motiva tutti con una forza innata
sa come fare in modo che i suoi compagni credano in lui e capiscano che giocano per vincere tutto. E questo è stato dimostrato palesemente nei suoi video in cui festeggia. Tutti gli vogliono bene come se fosse un fratello e lui si prende il tempo di salutare tutti, dai calciatori fino ai collaboratori degli spogliatoi. Per lui la maglia del Real Madrid è una e tutti coloro che formano parte del club si meritano un applauso ed è per questo che si identifica così tanto con quei colori. A te ti gustaría retirarte nel Madrid, por ejemplo? ¿Alta competición? Claro, yo lo he dicho muchas veces, pero eso vamos a ver. No se puede decir nada 100%, pero eso es mi idea y eso sería un sueño para mí. La cosa certa è che Modric è diventato uno dei giocatori più amati dagli appassionati di calcio, anche perché oltre le sue incredibili doti calcistiche ha dimostrato di essere molto umile e ci mette molta passione con tutte le maglie che ha difeso. Perché per quanto possa essere tranquillo, ha dentro di sé quel fuoco tipico di tutti i vincitori. E tu? Guarda! Cross! Arrivo! Guarda! Non te duele nada! Non te duele nada! Duele, duele!